Yeah.
insegnamento, possiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a te, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debiti, e non ci giungere in questa giornata. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vedete il tuo apostolo, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare a te in pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il vostro spirito. Guardatevi il dono santo di Dio che è la pace. La preghiera per vivere questo momento così profondo.
sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa, da cui per singolare privilegio hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso, come ogni anno, non ci sarà immediatamente la benedizione, ma seguirà la processione per le strade della nostra parrocchia con la statua dell'Immacolata. Vogliamo affidare a Maria proprio tutta la nostra comunità. Dopo il saluto conclusivo di Don Rosario, del celebrante, usciremo prima noi tutti fuori mentre si prepara la statua della Madonna per essere portata in processione. Ci organizzeremo all'esterno in questo modo: davanti andranno i ministri, quindi l'incenso, la croce e tutti i ministranti con i sacerdoti, poi la statua della Vergine e dietro tutti quanti noi in processione. È il segno proprio che vogliamo seguire le orme di Maria, quindi davanti la croce, l'incenso, i ministri, poi la statua della Vergine e poi tutti quanti sulle orme di Maria. È ovvio, questa è soprattutto un momento di fede, non è una passeggiata, ma è un momento di fede che viviamo, quindi restiamo nel raccoglimento, pregheremo insieme, canteremo, e anche una testimonianza della nostra fede che diamo agli altri. Quindi se ci vedono semplicemente passeggiare, chiacchierare, diamo una brutta testimonianza anche della nostra fede. Viviamo invece nel raccoglimento, nella preghiera, anche la processione. Poi torneremo in piazza e tornati in piazza riceveremo per intercessione proprio di Maria la benedizione finale. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. E ora ci apprestiamo per vivere la processione, per portare Maria tra le strade del nostro quartiere, che si possa proteggere, in particolare i giovani e tutte le famiglie che vivono in Italia.